Il conte Luigi Alberto Gandini, che nel 1900 verrà nominato terzo direttore del Museo Civico di Modena dopo Carlo Boni e Arsenio Crespellani, nasce nel 1827 nella casa modenese della famiglia, situata fra via Mondatora e via dell'Ozono e abbattuta agli inizi del Novecento per realizzare l'odierna piazza 20 Settembre. Casa dalla quale provengono le assicelle da soffitto decorate con motivi architettonici e grottesche degli inizi del Cinquecento che oggi sono esposte in museo, insieme ad un'altra serie con gli uomini e le donne famose provenienti da Palazzo Rangoni. Palazzo Rangoni è quello situato proprio di fronte alla chiesa di San Domenico, questa attribuita recentemente da Daniele Benati alla Bottega degli Erri e databili probabilmente alla fine del Quattrocento. Un vivido ritratto di Gandini, quando ormai aveva 60 anni, età che corrisponde anche a quella che dimostra nelle immagini fotografiche che di lui ci rimangono e che sono conservate alla Biblioteca Comunale di Formigine, che oggi sede nella villa che fu la residente estiva di Gandini. Dicevo, un vivido ritratto di lui, quando ormai aveva 60 anni, ce lo ha lasciato Gabriele D'Annunzio, che lo aveva conosciuto a Roma nel marzo del 1887 in occasione dell'esposizione di tessuti e merletti allestita nel Palazzo delle Belle Arti, dove era esposta anche la collezione privata di Gandini, ormai divenuta pubblica e allestita in un'apposita sala del Museo Civico, dove si trova tuttora, qui su al terzo piano. D'Annunzio definisce Gandini uno dei nostri più diligenti e più dotti raccoglitori di tessuti antichi e così lo descrive. Questo conte eruditissimo è un vecchio tutto canuto, ma asciutto e aspero e vermiglio come un sarmento di vite. Egli è piuttosto alto della persona ed ha una faccia un po' satiresca, mobile e fine, con gli occhi piccoli e scintillanti d'arguzia, con le orecchie un po' discoste dalla testa ed acute nella parte superiore. Porta i capelli rasi dove è calvo e la barba corta. Tutta la sua figura spira la vivacità dell'ingegno. Quella di Gandini è in realtà una nobiltà di recente origine, ottenuta nel 1848 dallo zio Pietro Gandini, colto e stimato funzionario dell'amministrazione estense, una figura di riferimento per il giovane Luigi Alberto. Fu grazie al sostegno economico dello zio che Gandini sposò nel 1853 la marchesa Ginevra Frosini, dalla quale ha avuto tre figlie, una delle quali morta in tenerissima età. Completati gli studi presso l'Accademia Militare nel 1856, è nominato guardia nobile d'onore del duca Francesco V d'Austria Este, con il grado di primo tenente. E quando il duca lascia Modena nel 1859, è uno dei 10 ufficiali che lo scortano a Vienna, città dove rimane fino al 1863, quando l'esercito ducale viene definitivamente sciolto. Il vivace ambiente culturale della capitale austriaca, dove Rudolf von Eitenberg andava gettando le basi dell'Imperial Museo d'Arte e Industria, sembra essere stato determinante per il maturare di quegli interessi rivolti alla storia del tessuto e più in generale della decorazione e del costume, che sarebbero poi divenuti fondamentali per la sua vita tanto privata che pubblica, ma anche per il Museo Civico di Modena, che a lui deve un significativo incremento delle proprie raccolte e un riordino delle collezioni artistiche attuato con un'ottica artistico-industriale che è ancora chiaramente percepibile nelle sue sale. Rientrato dunque a Modena nel 1863, dopo essere stato per 4 anni a Vienna, Gandini si integra perfettamente nel nuovo corso politico, come molti altri nobili della sua generazione, e per un ventennio partecipa attivamente alla vita civile ricoprendo numerosi incarichi pubblici. Ha a lungo e con varie funzioni un ruolo attivo nell'ambito della Società di Incoraggiamento per gli Artisti della Provincia, istituita nel 1844 sotto gli auspici austroestensi per sostenere l'arte e l'artigianato locali. Presiede per diversi anni la commissione che sovrintende ai restauri del Duomo ed è consigliere dell'Educatorio Provinciale di San Paolo,
che ospita giovani orfane indigenti avviandole verso la professione di ricamatrici. Alle alunne del San Paolo, Gandini suggerisce di realizzare un ricamo in seta arabeschi e fiori, a colori, con lumi d'oro, ispirati a un raffinato frammento di tappezzeria veneziana del secolo XVIII. In realtà è un bozzetto in tela dell'Ottocento, appartenente alla collezione tessile Gandini. Ricamo che verrà donato nel 1884 alla regina Margherita di Savoia. Un esempio concreto e significativo questo, ma non l'unico testimoniato dai documenti che Gandini ha lasciato al museo, per comprendere lo stretto rapporto con il mondo produttivo che una collezione come quella del conte Gandini aveva in questo periodo. Proprio in quel periodo Gandini sta trattando con il comune la donazione della sua raccolta tessile al Museo Civico, del quale viene stabilito nel frattempo il trasferimento in Palazzo dei Musei. Il Panaro, del 31 maggio 1885, riferisce che è stata ufficialmente accettata dal Consiglio Comunale, con voto di grazie e di plauso per il donatore, la collezione di tessuti del conte Gandini, da porsi in apposita sala del Museo Civico, che verrà intitolata al nome dell'offerente. Ed è stato approvato il progetto di riduzione di locali fino ad allora occupati dal ricovero provinciale per il Museo Civico e la Galleria Poletti. La collezione comprende infatti oltre 2500 frammenti di produzione prevalentemente europea e databili fra il Medioevo e l'Ottocento e richiede quindi uno spazio adeguato per essere allestita, spazio che viene progettato insieme alle altre sale del Museo Civico. Il progetto è seguito direttamente dallo stesso Gandini e prevede pareti interamente rivestite di grandi vetrine dalla struttura in metallo che occludono le finestre collocate sui lati lunghi. È così necessario aprire sul soffitto grandi lucernari che illuminano la sala con quella luce naturale destinata a rivelarsi estremamente dannosa per oggetti tanto fragili come i tessuti. Una luce che però all'epoca costituiva un esempio della museografia più aggiornata. Scelta simile sarebbe stata fatta negli anni successivi per la Galleria Estense, prossima a trasferirsi anch'essa in Palazzo dei Musei, all'ultimo piano. Anche in questo caso i lucernai sono oggi chiusi e da essi filtra una luce appositamente modulata e non dannosa per gli oggetti esposti, così come è stato fatto negli anni Ottanta per i lucernari della Sala Gandini. La decorazione della sala in stile neorococò, la decorazione della parte alta delle pareti e della volta in stile neorococò è affidata al pittore scenografo Andrea Becchi, che fra l'altro decora anche alcuni ambienti della Villa Gandini di Formigine e comprende grandi cartigli indicanti le ripartizioni cronologiche dei tessili. La collezione e il donatore hanno così un ruolo di primo piano in occasione dell'inaugurazione della sede definitiva del Museo Civico qui in Palazzo dei Musei, come riferisce il Panaro il giorno dopo. L'inaugurazione avviene il 20 novembre dell'86 e il giorno dopo il Panaro pubblica un lungo articolo di cui Elena ci legge un estratto. Il Panaro, 21 novembre 1886. Un pubblico numeroso interveniva alla conferenza che il conte Luigi Alberto Gandini ha tenuto in una sala dell'Albergo Arti. Il conferenziere discorse con molta erudizione dell'arte tessile antica, del suo progresso, delle fabbriche del Medioevo e del Rinascimento, del lusso dei principi e dei privati a quei tempi. Interessante e ricco di particolari, tratti da documenti inediti, fu il quadro che fece della magnificenza della corte di Ferrara nel secolo XV. Poscia, il conferenziere disse dell'arte tessile nei secoli successivi e terminò facendo voti che l'Italia torni la nazione industriale dei tempi antichi.
Le condizioni poste dal primo direttore del museo Carlo Boni per l'accettazione della raccolta Gandini in un'ottica di scientificità positivista prevedevano l'inventario completo della raccolta con la finalità ultima della pubblicazione del catalogo. Una richiesta questa che si sposava, anche se a partire da presupposti differenti, con le intenzioni storicistiche non prive di venature estetizzanti di Gandini, del quale restano in museo a documentare questo duplice impegno, quindi inventario e catalogo, due serie di schede manoscritte e il catalogo descrittivo dei tessuti, merletti e documenti relativi alla storia dell'arte tessile, mai dato alle stampe in realtà, insieme all'albo disegni e note eseguiti dal conte Luigi Alberto Gandini, con disegni riferibili ad un'epoca che parte dal 1883 e insieme anche ad un album, ad un prezioso album fotografico. Il metodo di studio di Gandini si basa su un attento studio dei documenti, che è per lui una vera e propria passione, come scrive nel 1888 all'amico Adolfo Venturi. Vengo ora dall'archivio dove vado ogni giorno, quando sono in città. Io prendo sempre maggiore interesse a codesti studi che assorbono tutti i miei pensieri, finché non mi occupo d'altro, e quando esco dalla sala alle 3 faccio un sacrificio. Spero poter cominciare ad ordinare e fare lo spoglio dei tanti documenti raccolti quando sarò in campagna. Le ricerche d'archivio si integrano con l'analisi degli aspetti tecnici e soprattutto del decoro, effettuato come era consueto all'epoca, integrando la documentazione fotografica, che non era estremamente precisa perché la fotografia non consentiva un grado di dettaglio e di analisi puntuale come consente oggi, con la documentazione grafica, quest'ultima, nel caso di Gandini, prodotta da lui stesso. Considerate anche le sue doti di pittore dilettante, documentate da un interessante nucleo di acquerelli donato anch'esso al museo. In questo Gandini si differenzia da Arsenio Crespellani, archeologo e secondo direttore del museo, che applicava lo stesso metodo di studio all'archeologia, abbinando rilevamento fotografico, che nel caso di Crespellani era affidato allo studio Sorgato. Crespellani era amico di Ferruccio Sorgato, fra l'altro, sappiamo, e per quanto riguarda la documentazione grafica invece rilevato dal giovanissimo Giuseppe Graziosi, che Crespellani scoprì e sostenne agli studi. Graziosi, sappiamo, di cui abbiamo qui alle mie spalle la gipsoteca, proveniva da una famiglia di contadini molto povera, erano mezzadri della famiglia Crespellani, fra l'altro. E quindi, insomma, documentazione fotografica e documentazione grafica molto importanti per lo studio sia dell'archeologia che, nel caso di Gandini, per lo studio invece del tessile. Un metodo di lavoro, quello di Gandini, rigoroso e scientificamente aggiornato per l'epoca, che ci fa capire non solo perché la sua raccolta fu tanto apprezzata, ma anche perché la sua consulenza fu richiesta per lo studio di tessuti importanti, ad esempio per lo studio dei tessuti di San Petronio e quelli del Museo Civico di Bologna, ma anche per la raccolta tessile del Castello Sforzesco di Milano. Fu proprio questo approccio rigoroso e scientifico a determinare la richiesta di prestito della raccolta per l'esposizione di tessuti e merletti organizzata a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni nel 1887, dove lo conobbe D'Annunzio, di cui abbiamo letto in apertura il ritratto. Questa richiesta di prestito venne inviata al direttore Carlo Boni, al direttore del Museo Civico Carlo Boni, dal direttore del Museo Artistico Industriale Raffaele Erculei, che così scrive a Boni, appunto. Domandando che il Comune modenese autorizzi il museo, degnamente da lei diretto, a concorrere alla mostra con la collezione donatagli dall'illustre signor Conte Luigi Alberto Gandini. Il Museo Civico di Torino ci spedisce una raccolta di indumenti sacri del XIII, XIV e XV secolo. La Corte ci affida i suoi più preziosi arazzi.
Io spero che anche il Kensington Museum possa partecipare all'esposizione romana, nella quale terrà un posto d'onore la raccolta del Comune di Modena, la quale rimarrà isolata entro vetrine chiuse e porterà una scritta che accennerà al benemerito donatore e al compiacentissimo espositore. Questa è la terza esposizione parziale che noi facciamo. Io stamperò anche per questa un catalogo. E tre giorni dopo, 9 novembre 1886, non ho riscontrato prima di oggi la pregiata sua, perché desiderava poterle anche accusare ricevuta delle schede riflettenti la collezione del conte Gandini, schede che mi sono giunte oggi entro una cassetta arrivata per mezzo della ferrovia. Da uno schidario così abilmente combinato, io trarrò preziosi elementi per il catalogo. Gandini, naturalmente, benché in genere poco incline a viaggiare, non manca a Roma per l'inaugurazione dell'esposizione. E così scrive a Boni. Domattina, 20 marzo 1887, alle 2 si svolgerà l'inaugurazione della mostra con intervento delle loro maestà, come avrà letto nei giornali. Le mie vetrine non solo sono chiuse a chiave, ma sigillate. Martedì terrò la conferenza. La mostra è riuscita interessante. Due piviali, uno del 1200 di San Giovanni Laterano venuto ieri, l'altro di Pio II conservato nella cattedrale di Pienza, sono le clou, ma non sono di stoffa, ma a ricamo. Quanto alle stoffe, vi sono dei bei gruppi, ma intanto alcuni tessuti della parte prima della mia collezione non si vedono in altri gruppi. Così pure alcune specialità della seconda parte. Di questo ne convengono tutti. Altra osservazione. Per qualunque altro espositore, il tessuto, ossia l'oggetto, è considerato un capo di curiosità. Io solo ho considerato e trattato il tessuto come oggetto di studio. E la collezione mia, infatti, è la sola classificata. Il comitato mi usa un mondo di cortesie e ciò che mi preme di più è che mi si confessa apertamente che le spiegazioni date da me in questi giorni sull'arte tessile, sulla nomenclatura relativa, hanno definitivamente persuaso anche i più difficili. Che degli studi ne ho fatti e questo francamente mi lusinga. La mostra romana dell'87 è in realtà l'unica occasione in cui la collezione Gandini sale alla ribalta internazionale, figurando a fianco dei migliori esempi del collezionismo pubblico e privato dell'epoca. Dal catalogo di Erculei risulta chiaro che essa si inserisce in un dibattito di livello internazionale, legato al mondo delle grandi esposizioni e alla nascita dei musei di arti applicate, e che la funzione di collezioni del genere era strettamente connessa alla volontà di qualificare la produzione dell'epoca attraverso gli esempi di un passato prestigioso. Questo è ciò che recita anche il cartiglio scritto sulla volta della sala in cui la collezione è esposta sui musei. Anche i rapporti di Gandini con studiosi e collezionisti sono stati invero di livello internazionale. Nonostante la scarsa dimestichezza con le lingue e la poca propensione a viaggiare. La formazione stessa della raccolta Gandini avviene attraverso un diffuso meccanismo di acquisti sul mercato antiquario e di scambi fra collezionisti di livello europeo. Un orizzonte del quale faceva parte il canonico Franz Böck, del quale, così scrive Gandini, ancora all'amico Venturi nel 1888. So da fonte che potrebbe essere sicura che il Böck, famoso raccoglitore di stoffe, scrittore, noto imbroglione, ex canonico di Colonia, eccetera, eccetera, che forse di nome conoscerai, sia venuto o debba venire a Roma e per mezzo dell'incaricato di Germania presso il Vaticano abbia fatto o stia per fare pratiche per ottenere il permesso di Sua Santità di fare aprire in tutta segretezza nella cattedrale di Cefalù le tombe dei re normanni, si intende, per esportare tessuti, gioielli, armi se ve ne sono, o per mandarli al museo di Berlino
con un interesse per il Boeuf di un regalo, oppure totalmente a vantaggio del Boeuf medesimo, come ha fatto in Siria, in Egitto, in Grecia, quel briccone. Tu farai quello che crederai di questa notizia, non mancando modo al governo di scoprire con prudenza che cosa c'è di vero e, quando occorra, inviare un veto assoluto contro questi nuovi vandali. In realtà le carte Gandini provano che il modenese ben conosceva il personaggio, che sembra però non abbia mai voluto incontrare di persona. Forse lo imbarazzava il fatto di non conoscere il tedesco, non sappiamo. È anche probabile che della collezione Gandini facciano parte numerosi frammenti tessili passati fra le mani del famigerato canonico tedesco, che rifornì i più importanti collezionisti e musei dell'epoca. Parlo di frammenti perché spesso i tessili delle raccolte costituite in questo periodo sono frutto della frammentazione e del frazionamento di preziosi parati sacri che venivano trovati nelle chiese e che non erano all'epoca ancora tutelati, o anche del frazionamento di capi d'abbigliamento. Esposti nella Sala Gandini abbiamo alcuni pezzi, alcuni frammenti tessili che indicano chiaramente la loro provenienza da capi di abbigliamento religioso o di abbigliamento civile. Di tutt'altro livello furono invece i rapporti di Gandini con una studiosa importante, Isabella Herrera, nipote del barone Franchetti di Firenze, noto per avere donato al Bargello nel 1906 la sua collezione tessile. Quella che Gandini, rivolgendosi all'amico e consulente Corrado Ricci, personaggio importante, direttore nel corso della sua vita di musei e gallerie come Brera e soprintendente ai monumenti di Ravenna, chiama la signora, era una grande collezionista lei stessa di tessuti ed anche una grande esperta, e nell'ultimo decennio dell'Ottocento aveva formato una sua collezione tessile altamente selezionata, composta di circa 500 tessuti, con numerosi rarissimi esemplari di epoca medievale. Venuta a Modena nella primavera del 1900, la signora, cioè Isabel Herrera, aveva visitato la collezione tessile del museo accompagnata dallo stesso Luigi Alberto Gandini. E l'anno dopo gli manda, con dedica manoscritta al conte Gandini, omaggio di fraternità, il catalogo da lei curato delle collezioni tessili del Museo di Arti Decorative di Bruxelles, al quale avrebbe poi donato la sua stessa raccolta. Una collaborazione, quella fra i due studiosi e collezionisti, che diventa anche confronto e rivalità, come nel caso degli studi condotti sul più importante tessuto della collezione Gandini, il frammento medievale rinvenuto nel 1901 presso l'Abbazia di San Pietro a Modena e acquistato l'anno successivo da Gandini per il museo al costo di 200 lire contro le 200.000 richieste dal curato che il Vaticano aveva nel frattempo edotto circa l'immenso valore del tessuto. Determinante era stata nella risoluzione della vicenda la mediazione di Corrado Ricci e il denso carteggio intercorso fra i due a questo proposito consente di comprendere le ragioni della contrapposizione fra Gandini e la Herrera, ma svelano anche nello stesso tempo i limiti del metodo di studio del modenese, troppo legato alla tradizione erudita di muratori e di tiraboschi, che gli fa assumere in questo caso posizioni rigide, tali da arrivare a negare l'evidenza dei confronti prodotti dalla studiosa, la quale, per dimostrargli che si tratta di un tessuto realizzato ad Arazzo con una tecnica tipica della produzione araba egiziana, gli invia addirittura un frammento della sua collezione, confermando così una prassi diffusa fra studiosi e collezionisti europei dell'epoca. Gli studi successivi confermeranno che la Herrera era sulla strada giusta e riferiranno entrambi i tessuti a manifattura palermitana del XII secolo, entrambi, cioè quello di San Pietro, trovato appunto nell'Abbazia
di San Pietro avvolge, e si tratta di un frammento di un tessuto che faceva parte probabilmente di un manto molto ricco, utilizzato per avvolgere delle reliquie, come spesso accadeva con i tessuti più preziosi. Il tessuto è talmente prezioso che ci sono state rilevate delle analogie con il manto imperiale di Vienna. Quindi è davvero un tessuto preziosissimo. Quindi il riferimento che gli studi successivi hanno fatto per questi due tessuti, quello della Herrera e quello di San Pietro, è un riferimento a manifattura palermitana del XII secolo, ma le manifatture palermitane del XII secolo guardavano appunto, anche da un punto di vista tecnico, alla produzione araba-egiziana. Quindi c'è davvero un rapporto, quindi lei pone le basi giuste per lo studio di questi tessuti e confermano anche, avrebbero anche confermato gli studi successivi, che si tratta di tessuti prodotti ad arazzo, che è una tecnica particolarmente laboriosa, particolarmente difficile da realizzare. Ma torniamo al 1900, quando Gandini, nel mese di maggio, poco dopo quindi la visita della studiosa belga, è nominato direttore del Museo Civico, in seguito alla morte di Crespellani. Se l'aspettava, in realtà lo considerava quasi come un omaggio dovuto da parte del Comune di Modena, da parte del Comune di Modena al quale aveva dato tanto. Immediatamente ne affronta il riordino con la consulenza di numerosi esperti, fra cui Adolfo Venturi, che abbiamo già citato a proposito delle lettere scritte per parlare del canonico Böck e della passione per gli studi. Adolfo Venturi, modenese di origine e direttore quando era giovanissimo della Galleria Estense, all'epoca nel 1900 era già a Roma, dove su incarico del Ministero alla Pubblica Istruzione stava avviando la catalogazione degli oggetti d'arte dello Stato. Venturi va considerato proprio uno dei padri della storia dell'arte italiana, a lui che dobbiamo una monumentale storia dell'arte in credo 30 volumi. Importantissimi, usciti nel corso della sua vita, con degli studi davvero fondamentali, anche per quanto riguarda proprio le arti decorative e l'artigianato artistico, non soltanto l'arte intesa con la A maiuscola. Così scrive Gandini da Formigine a Venturi il 3 ottobre del 1900. Il mio museo ormai sta per essere completamente ordinato e sarà pronto per il giorno della festa del re, 11 novembre. Ogni stanza avrà la sua destinazione e denominazione. E le descrive brevemente, esprimendogli alcune perplessità. Restano poi altre 4 stanze riservate alle collezioni etnografiche che a comodo ordinerò meglio, ma che ora possono rimanere come sono. Se hai qualche osservazione, fammela pure, e specialmente dimmi il tuo parere sulla denominazione della 4ª stanza, che propongo di chiamare dal secolo XV al XVIII oggetti vari. Gradisci una cordialissima stretta di mano dal tuo affezionato e buon amico. All'inaugurazione del museo di Gandini, i giornali locali danno ampio rilievo. Su La Provincia di Modena del 12-13 novembre 1900 leggiamo infatti: la prima parte della cerimonia si svolse sollecita con 2 discorsi. Uno del Regio Commissario e l'altro del Conte Gandini. Il Conte Gandini, a cui la festività di cui egli era magna pars dava come una seconda giovinezza, parla brevemente con il suo solito brio. Tutti pendono dalle labbra del nobile vecchio, che tanta parte della sua attività dedica agli studi geniali. Egli dice che, assecondando anche i desideri del suo predecessore, ha pensato di riordinare il museo, tosto che fu per volere del municipio chiamato a dirigere l'istituto. E ciò poté fare perché per le sagge riforme apportate all'archivio dal municipio fu possibile ottenere nuovi locali per il Museo del Risorgimento. Ricorda l'opera dei predecessori, seguirà le loro orme, completando quanto essi fecero col fare un inventario ed un catalogo delle collezioni, con l'apporre cartellini agli oggetti esposti perché il pubblico possa conoscere l'uso delle varie cose. Ed ora, dice, meglio che una descrizione del museo, compiacetevi meco visitare le sale in cui sarò vostra guida. L'oratore è vivamente applaudito e tutti i presenti salgono al museo.
I più circondano il conte Gandini, che è un cicerone erudito ed infaticabile. Tutti ammirano l'ordinamento fatto e che corrisponde ad una divisione logica dei molti e preziosi cimeli raccolti in quelle sale. Entra così il Museo Civico in una nuova era di attività e prosperità e le sue raccolte, vieppiù aumentando, resteranno a provare come a Modena sia alto e generale il culto per le cittadine memorie. Ed ecco la descrizione del museo illustrato da Gandini agli intervenuti, riportata da Il Panaro dell'11 novembre 1900. La sala d'ingresso è destinata a raccogliere dipinti di artisti modenesi e vi sono quadri del Bigoni, Reggianini e di altri viventi. Nella seconda sala sono raccolti quadri e disegni del Muzzoli e del Malatesta, sculture e gessi del Mainoni e del Cappelli, i migliori artisti modenesi del secolo nostro. La terza sala, già occupata dal Museo del Risorgimento, è destinata all'arte sacra. In altra piccola saletta, questa pure già occupata dal Museo del Risorgimento, sono raccolti gli strumenti musicali della collezione Valdrighi e quelli già posseduti dal municipio. La quarta sala è destinata agli oggetti di uso domestico, diremo così il bric-à-brac del museo. Al di sopra delle vetrine sono disposte antiche terrecotte modenesi raccolte nelle demolizioni e negli scavi. La quinta sala è destinata alla fisica e gli antichi strumenti di fisica della nostra università sono in questa sala bene ordinati in appositi scaffali dal signor Gaetano Fogliani, che fu macchinista del sullodato istituto. La sesta sala raccoglie i cuoi, le ceramiche, le vetrerie del museo. Al di sopra delle vetrine sono disposti quadri storici, e cioè quelli rappresentanti le ville già estensi, l'antica piazza del Comune, l'antico palazzo ducale. La settima sala è un bomboncino che offre al colto pubblico il Gandini. È una novità per la nostra città. Onore al conte Gandini e al tenente Bonomi, che hanno presieduto all'ordinamento delle armi ivi raccolte e che hanno adornato il museo di una saletta chic. La collezione Coccapani finalmente ha potuto essere esposta, ma la lunga attesa non ha nuociuto alla raccolta, perché l'ordinamento è fatto in modo veramente magistrale. In apposite scansie, in mobili adattati, su mensole ben acconce, sono disposte armi di ogni genere, speroni, morsi da cavallo, eccetera. La sala non è completamente ordinata. Devono ancora essere sostituiti in parte i vetri moderni delle finestre con gli antichi vetrini rotondi. Ma il ritrovarli autentici non è cosa facile. E solo in questi giorni se ne è scoperto un ricco deposito. Al Collegio San Carlo, che vuole essere pagato. Dalla sala armi si passa alla sala Gandini e a quella dell'etnografia, nelle quali nulla è stato mutato. Chi conosce il museo ha riconosciuto nella descrizione il contenuto delle sale odierne. Quindi sono soprattutto le prime sale fino alla sala Gandini che mostrano ancora il museo con criteri espositivi aggiornati e didascalie aggiornate degli oggetti esposti, mostrano ancora il museo di Gandini, il museo riallestito da Gandini nel 1900. La sala Gandini invece è tale quale essa è stata progettata e allestita nel 1885 per l'inaugurazione del 1886. Delle collezioni archeologiche ed etnologiche Gandini non si è occupato, come avete sentito. Quindi a questo museo che Gandini ha riallestito con tanta cura ed entusiasmo, egli continua fino alla fine della vita, morirà nel 1905, a riservare energie e attenzioni, arricchendone le raccolte con doni estremamente significativi, come i due grandi vasi giapponesi che oggi sono esposti nelle sale dedicate all'etnologia, la cuspide di trittico di Tommaso da Modena, oggi esposta nella vetrina della sala Arte Sacra, che Gandini credeva opera di un fiorentino di metà 300, e una piccola opera molto importante, dipinta su tavola, raffigurante due putti che giocano con un'aquila,
oggi attribuita a Jan Boulanger, opera che è attualmente esposta alla mostra Corrispondenze barocche organizzata dalla Banca Popolare, ma che a rientro troverà la sua collocazione permanente proprio nella sala dell'arte sacra, anche se il soggetto non è sacro, ma l'opera è talmente importante, legata appunto alla figura di Gandini, che abbiamo ritenuto importante esporla in quella sala. E quindi a rientro dalla mostra la troverete proprio all'ingresso della sala dedicata all'arte sacra. Nel suo testamento del 1904, infatti, Gandini lascia alle figlie i beni di famiglia, ma dispone anche quanto segue. Che in questi miei beni non siano compresi gli oggetti come quadri, stampe, collezioni di fotografie, libri ed opere d'arte da me acquistate, nonché i miei manoscritti, che si riferiscono in gran parte ai miei studi storici, in parte inediti e a documenti estratti da vari archivi di Stato. Fra questi oggetti intendo siano compresi due grandi vasi giapponesi che si trovano nel mio studio in città e che io ebbi in dono per un lavoro da me eseguito. Di tutti questi oggetti faccio dono al Museo Civico di Modena, di cui da vari anni tengo la direzione. Qualche mese dopo aggiungerà al testamento l'elenco degli oggetti da lui donati, oggetti che appunto non provenivano dalla famiglia ma che erano frutto del suo lavoro, del suo impegno e che lui per questo decide di destinare al museo. Dispone anche che gli oggetti vengano esposti con l'indicazione del donatore, cosa che naturalmente abbiamo rispettato. Concludendo, il museo che Gandini lascia, come ho già detto credo più volte, quindi credo come tutti hanno capito abbondantemente a questo punto, è connotato da una forte dimensione artistico-industriale, con opere raccolte di artigianato artistico esposte in funzione di modelli per la produzione dell'epoca. E la sua direzione apre una stagione nuova, una stagione di sostanziale disinteresse per quella vocazione archeologica che ne aveva determinato la nascita. Ricordo che il museo nasce nel 1871 per tutelare ed esporre i reperti delle Terramare, gli antichi abitati dell'età del bronzo che si andavano scoprendo in quegli anni e che costituiscono uno dei cardini per la definizione della preistoria come nuova scienza nell'ambito della cultura positivista. Quindi si apre con Gandini una stagione nuova, una stagione dominata da tendenze estetizzanti, già ben visibili in alcune scelte espositive da lui operate. Pensiamo ad esempio all'allestimento della sala armi, che è molto significativa, questa saletta chic con i vetri, con i vetrini rotondi che provengono dal Collegio San Carlo, ma anche dominata sostanzialmente dall'idealismo crociano. E a questi riferimenti, quindi di carattere estetizzante e idealizzante, farà riferimento la quarta direzione significativa per il Museo Civico, quella di Matteo Campori. 1913-1933, è stata una direzione particolarmente lunga e anch'essa particolarmente importante. Alla figura di Matteo Campori sarà dedicato uno degli appuntamenti previsti per l'autunno e anch'essi organizzati dal museo in collaborazione con ERT. Quindi, grazie.